La scelta di questo corto, diciamo, che nasce da motivi abbastanza personali nel, diciamo, nel dare una risposta anche, insomma, sia un po' alla crisi che c'è, ma non alla crisi, diciamo, più economica, ma anche soprattutto a quella crisi che c'è a volte di valori, no? Anche di come si vede la vita, in un certo senso. Quindi con questo corto, e tramite soprattutto il personaggio di Margery, vediamo che anche, diciamo, anche nella più bizzarra delle concezioni della vita si può trovare, appunto, può essere una risposta per far fronte alla crisi. E appunto quel personaggio, aspetta, domanda, mi sono già incartato. Guarda, come me la scelta Ah, quindi del fantasy, scusate. ok, la scelta del fantasy. La scelta del fantasy, diciamo, non c'è proprio un motivo specifico, se non che sono sempre appassionato da quando sono piccolo di questo genere, il fantastico, insomma, genere, diciamo, di film del genere, di fantastico, horror, fantascienza, western anche, perché no, avventura, insomma, quindi film come Indiana Jones, questi qua, Ritorno al futuro, Il Signore degli Anelli, Labyrinth, sono sempre stati un po' i miei modelli ispiratori, insomma, sia gli artisti che li facevano, sia anche proprio l'atmosfera, i film in se stessi, insomma, quindi, diciamo, questo nasce da motivi, ecco, personali anche in questo senso. È possibile anche che la protagonista decida appunto di evadere dalla realtà creandosi questo mondo, ma anche di esorcizzare una certa solitudine? Sì, sicuramente Margery, diciamo, nella sua, sì, nella sua solitudine, che in effetti lei l'abbiamo immaginato con l'attrice facendo un lavoro di background proprio sul personaggio che appunto questa ragazza, così, che poi non è importante l'età, insomma, che sia abbia 20 anni, 18, 25, 30, appunto sia vissuta sempre sola con il nonno. Appunto vediamo che è un personaggio malinconico, un po' proprio come l'uomo del freddo, che poi impersonifica nella fantasia di entrambe le ragazze. No, sicuramente, cioè, preso il fatto cioè, uno dei temi infatti principali del film è proprio questo, sia cioè, appunto, dare una risposta, no, a questa realtà che sembra sempre quotidianamente sempre uguale, no? Quindi sta a noi, appunto, come nel messaggio finale, che la realtà è magica, sta a noi coglierla, insomma, secondo anche il no, nostro, no, nostro, diciamo, bagaglio interiore, anche cioè, che ci portiamo quando siamo piccoli. E poi sicuramente sì, c'è anche un ritorno, cioè questa trasformazione avviene, ne può avvenire, penso, a qualsiasi di noi, anche un ritorno con la natura. Infatti, effettivamente ho cercato di mantenere proprio all'oscuro, cioè anche nelle scene in cui, di raccordo, se vogliamo, quando loro vanno a casa del nonno, che è appunto una casa, non è più il posto naturale, che poi sono i protagonisti, poi tutto il film, cioè di tenere all'oscuro appunto le macchine, la tecnologia il più possibile, appunto perché solamente lui, io penso che sia l'uomo e la donna, appunto, ritornando con un rapporto sano con la natura, non, diciamo, senza tramiti, senza inquinamenti, appunto, senza macchine e altro, possa in un certo senso anche facilitare questo viaggio verso una realtà più magica. E quindi sì, ecco, il tema del film sicuramente è anche ecologico, se vogliamo. Sì, infatti, cioè, anche qui un omaggio al Mago di Oz, soprattutto con il personaggio di Jack Spaventacapelli, che alla fine ho deciso di interpretare io, anche perché è troppo divertente per non farlo. Quindi, insomma, appunto, di omaggiare il Mago di Oz, che è uno dei film che penso un po' per tutti gli esseri umani. Adesso non ricordo esattamente, gli anni 30, insomma, circa, tra i cult, insomma, per tutti i bambini, no? Tutti quanti. Quindi sì, sia il Mago di Oz, anche un po', perché no, strizzando l'occhio anche un po' a Fantaghiro, e anche forse uno dei pochi rappresentanti del cinema italiano che è appunto la famiglia Bava e qualcun altro, insomma, che Nichi, Maurizio Nichetti e qualcun altro che ha cercato di, insomma, di fare questo genere, insomma, un po' più forte. E poi beh, ci sono altri riferimenti, anche non so se qualcuno ha colto sul personaggio di Riccio Ridoro. Questo è il sesto corto. Sto cercando di trovare la mia strada in un certo modo. Poi, ovviamente, diciamo, essere proprio sempre personale in questo corto, penso di averci messo abbastanza anima. Poi, certo, sarà sempre al 100%, magari tutto originalissimo, tutto, insomma, che si può fare sempre meglio, penso. Ecco, quindi sì, sto pensando comunque di fare altre storie che sono sempre sul genere, di genere. Quindi ammirare anche, insomma, generi che sono un po' sottovalutati, come l'avventura, il fantastico, il western, l'horror, il gangster, insomma, anche altri generi che sono un po' morti. Io penso che sia dopo, per me verrebbe proprio spontaneo mirare su questi generi. Cioè, nel senso, sono quelli che ho sempre amato, grazie anche soprattutto al cinema americano, europeo, però.
bisogna dirlo. Però ecco, quindi penso sì, spero di fare altre cose anche. Proprio volevo sottolineare una cosa di questo corto che è stato fatto senza una vera produzione. Cosa volevo dire? Poi con un low budget, fatto, nessuno ha ricevuto dei compensi, così è stato fatto solamente, i pochi soldi sono stati spesi per l'attrezzatura, per ciò che serviva come trucco e costumi. Quindi ecco, questo volevo dirlo perché volevo dirlo insomma, ecco, per questo motivo che credo sia importante, ma come me altri insomma, artisti ovviamente appassionati poi cercano ovviamente di, in qualsiasi modo di farlo anche senza grandi nomi nel cast o altro.